Il tema del convegno di oggi è quello dei diritti costituzionali legati al lavoro e questa erosione dei diritti costituzionali la stiamo vedendo progressivamente anche su Roma. Ad esempio, è quello che abbiamo visto nella precedente consiliatura, quando molti servizi sono stati venduti da parte del comune, quindi della Giunta Marino, ma anche quello che sta facendo questo commissario, ad esempio con questo famoso DUP, documento unico di programmazione, con cui si stanno letteralmente vendendo delle quote della città. Mi riferisco ad esempio agli asili nido, che una volta erano un'eccellenza del comune di Roma, avevano 400 asili pubblici, man mano sono andati in convenzione, quindi sono stati privatizzati anche con un maggior costo, oltre che con perdita di posti di lavoro pubblici. Questo è quello che sta proseguendo il commissario. Ad esempio, nel DUP è prevista che anche i restanti asili nido pubblici, in buona parte, vengono dati in convenzione, quindi con perdita di posti di lavoro, ma anche con aumento dei costi e quindi della retta per le famiglie. Oppure c'è una progressiva privatizzazione dei servizi pubblici. Anziché risanare le nostre aziende andando a eliminare gli sprechi come in ATAC e in AMA, le si è fatte diventare dei carrozzoni pieni di sprechi. ATAC perde 200 milioni di euro all'anno, così si può dire il servizio pubblico non funziona, ed ora appunto si sta procedendo alla progressiva privatizzazione del 20% delle quote di questi servizi pubblici, fino ad arrivare ai beni culturali, perché la nostra Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela il patrimonio artistico, e invece si stanno affidando a privati in concessione, con la scusa che non ci sono soldi, ma il bilancio del Comune di Roma i soldi ci sono, con la scusa che non ci sono i soldi per il restauro, si stanno dando a privati in concessione molte opere del nostro patrimonio artistico romano, tra cui il Teatro Marcello. In realtà, come dicevo, nel bilancio del Comune di Roma i soldi ci sono, basta andarli a recuperare, sfruttarli bene e restituire ai cittadini romani dei veri servizi pubblici, come del resto il referendum del 2011 aveva stabilito.